Al Cinema Adriano di Roma si è tenuta la presentazione del musical di Bernadette Delourde, opera che ha riscosso un enorme successo da parte del pubblico e della critica francese e che il 16 gennaio del 2025, in occasione del Giubileo, debutterà per la prima volta a Roma all'Auditorium della Conciliazione, per poi toccare i più grandi palcoscenici italiani. Dopo il grande successo che ha avuto questo spettacolo, ricordiamo in Francia proprio negli scorsi anni, che cosa si aspetta dal tour italiano? Mamma mia! Allora, sono venuti tanti italiani a Lourdes che sappiamo già, tra virgolette, che piace agli italiani. Poi c'è una storia molto importante tra il padre e la figlia. Questo in Italia, gli italiani piangono a Lourdes. È un spettacolo, allora, lo dico ma non lo devo dire. Io ho la casa in Toscana. Lo spettacolo è toscano, è italiano, tutta la scenografia è ispirato della Toscana, è molto italiano lo spettacolo, anche nell'emozione tra il padre e la figlia, il potere del prete a questa epoca, comunque c'ha un senso vero per gli italiani questo spettacolo. Il musical, diretto dal regista Serge Denoncourt, è prodotto da Roberto Ciurleo e Delenor de Gallard ed arriva nel nostro paese grazie alla produttrice italiana Fatima Lucarini e all'adattamento e la traduzione delle canzoni affidate al poliedrico artista romano Vincenzo Incenso. Com'è stato lavorare a quest'opera, Vincenzo? È stata un'avventura appassionante perché c'era da seguire due binari paralleli. Da una parte rispettare il suono, la metrica, tutto l'aspetto tecnico francese, perché in quei codici c'è veramente la chiave del successo di quelle canzoni. Sono perfette così come sono e non andavano assolutamente tradite. Poi trovo che c'era da cogliere al volo questa opportunità di modernizzare questo personaggio, perché è un personaggio, io vorrei dire, quasi urgente in un'epoca come questa, dove sono venuti a mancare modelli, figure di riferimento e dove c'è una società che tende a omologare, a appiattire tutto, a livellare tutte le differenze. Una ragazzina di 14 anni che buca la rete e va dall'altra parte, contro la famiglia, contro le istituzioni, pur di difendere una propria idea, credo che sia un modello estremamente forte e urgente da trasferire alle nuove generazioni. La protagonista della versione italiana del musical sarà la giovane cantante partenopea Gaia Di Fusco, volto noto del programma Barstella, condotto su Rai 2 da Stefano De Martino ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. E quali sono le emozioni? Sono molto emozionata e spero di poter dare al meglio voce a questo personaggio così importante che è Bernadette. Conoscevo il suo nome ma non conoscevo le sue reali caratteristiche, che sono alla fine quelle di una ragazza di 14 anni che porta in maniera molto coraggiosa e tenace avanti il suo pensiero senza farsi influenzare da ciò che la circonda. E sono due caratteristiche che in fondo abbiamo in qualsiasi adolescente. Lei infatti è una semplice ragazza che si afferma in una società ostile, cercando di portare a termine il suo pensiero in maniera determinata, e questa è una caratteristica che mi sento simile al mio tipo di carattere. Insomma, bisogna avere coraggio ed essere molto tenaci nelle proprie decisioni. Nel cast anche Chiara Luppi, Fabrizio Voghera, Christian Ruiz e David Vaughn, presenti anche nella versione originale del musical nelle vesti del padre di Bernadette, che interpreta in modo magistrale. Ora non ci resta che attendere il nuovo anno per scoprire quali emozioni ci regalerà la versione italiana del musical di Bernadette Delourde.